Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con BB Craft. Andremo a realizzare queste bellissime scatoline in resina. Queste le ho prese appunto dal sito di BB Craft, questo è il codice e giù in descrizione vi lascio anche il link di questo prodotto. C'è sia la versione esagonale, ed eccola qui, davvero fatta per bene, questo appunto è lo stampo in silicone, e poi c'è anche la versione tonda, eccolo qua che è mucasca. Con questo il coperchio, davvero molto molto carino, e prossimamente andrò a realizzare anche dei medaglioni soltanto utilizzando il coperchio di questi stampi. Andrò a realizzare una di queste scatoline. Sinceramente non so quale scegliere, se questa tonda o questa qui esagonale, perché sono davvero molto carine entrambe, e andiamo a realizzarla tutta colorata. Siete pronte? Andiamo a sperimentare. Rieccomi, ho realizzato queste quattro colorazioni: gialla, rossa, verde e blu, e poi questa che è appunto trasparente. Adesso in questa trasparente andrò ad inserire qualche glitterino, quindi base trasparente, e poi dopo andrò a colare questi colori per andare a creare delle sfumature. Quindi vado ad inserire i glitterini e ritorno da voi. Ed ecco qua il risultato. Vado a colare questa resina qui trasparente all'interno dello stampo. Ok. E adesso verso i colori. Thank you.
Ed ecco qua pronto sia il coperchio e sia la scatolina. Passo leggermente . Perfetto, aspetto 24 ore per la catalisi. Rieccomi, siete pronti a scoprire la scatolina insieme a me? Si è tutta bella indurita e quindi adesso andiamo a scoprire la scatolina. Allora, già la parte sopra mi piace da impazzire. Wow, bella, davvero molto molto bello. Andiamo a vedere anche questo. Aspettate. No, vabbè, che bella. Allora, guardate che bella. Cioè, io volevo proprio questo effetto. Non so se rende in videocamera tutto molto sfumato. Davvero molto molto bella. No, la bella d'oro. Che carina, guardate. Ovviamente il rosso col rosso, così. In questo modo. Che ne pensate? Io credo che andrò ad inserire anche tipo una sorta di perno, non so se posso mettere quello lì tipo a cerniera in questo modo, in modo da andare a bucare qui, mettere la cerniera, stesso discorso qui, in modo da fare il coperchio così fisso alla scatolina. Non so se mettere cioè agganciare la cerniera con la resina UV oppure andare a forare e mettere dei piccoli pernetti. Devo pensarci, ma il risultato lo adoro follemente, cioè particolarissima. Solo io potevo creare una cosa così pazza e colorata in questo modo. Io l'adoro. Mettere le nostre creazioni all'interno. È carinissima. Questo è il mio piccolo esperimento con gli stampi di BBCraft. Lo stampo è davvero ben fatto, quindi ve li straconsiglio, vi lascio il link giù sotto nell'info box e vi ricordo che c'era anche la versione quella tonda. Un attimino che ve la mostro, che è qui nella scatolina. Ed eccola qua, questa scatolina qui, sicuramente andrò a realizzare anche questa qui in resina e andrò a realizzare anche ovviamente i miei taglioni, come vi dicevo ad inizio video. Niente, io ve lo straconsiglio questo set per quanto riguarda per realizzare le scatoline in resina. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!